Oh Carla, siamo arrivati all'ultima puntata, siamo qui al pranzo. È vero, ci vuole, perché Sì, darsi sì. su un bel pranzetto alla vigna dalla Briglia Esatto, ci ci vuole vuole proprio. proprio. Ma facciamo una cosa, li facciamo cucinare a loro. A loro? Dai, Che dai. idea! Tanto ancora la Grande cucina è Alessia, chiusa, è no? chiusa. Aspettiamo, eh. Sento un po' dalla Francesca. Chiamali. Così almeno finalmente faranno qualcosa quei due, se no Ah, fanno siamo sempre noi, abbiamo fatto sempre noi, sempre noi a per una volta. lavorare, giusto? Oh Franci, questa sì che vita! Ma tanto, guarda Carla, stai Tanto qui, sospirate ti vacanze. prendi un po' di sole, ti sorseggi un Finalmente cocktail, a proposito. a noi, Aspetta, a entrambi. aspetta, non dire che suona il telefono, chi sarà? Chi sarà? Che noia, ma tu l'hai lasciato acceso. Chiele Danna. No, non avevamo finito. Pronta? Pronto, Franci? Dove sei? Ah, sei in vacanza, eh? Ascolta, qui abbiamo organizzato un pranzetto, no? Per la fine del Ah sì. programma, ma vieni che c'è una sorpresa. Vai direttamente in cucina che c'è una sorpresa grandissima. No, ma questa mia è la casa, qui siamo benissimo, siamo solo noi, abbiamo tutto il Inaugurato perimetro della il piscina, periodo estivo. tutto della. Carla, aspetta, ok, va bene. No, non mi dire niente, io Va non mi bene. muovo. Invece di stare in piscina, invece di stare solo in piscina a prendere il sole dalla Priglia, prendi la Carla e venite a fare qualcosa che ora, che noi abbiamo fame. Svelti. Vi aspettiamo qui, ciao ciao! Oh, adesso speriamo che si mangi Arrivi qualcosa. davvero, qualcosa di buono. Carla, No, hanno non mi detto che lascio. c'è una sorpresa per noi, torniamo su dopo, dai. Dobbiamo andare tutto, aspettano giù alla vigna, dai, tanto qui due passi, è 50 metri. Ok, ma Dai. non si fa così. Lo so che non si fa così. Era vacanza. Oh, dai, non bere, che lo beviamo dopo. E via, rimetti i tacchi e rimetti la Dai, giacca. veloci, veloci. Che io vorrei bere ma non posso, dai. Ritorniamo, lascia lì, Sì, lascia lì. andiamo. Facciamo tanto bene da soli. Dai, metti su, Andiamo. metti che c'è un dirigente di Ah, beh, a Sky, meno che non sia. della CBS. Ok, ricomponiamoci. Sa che sono Che disdetta. Io però te lo dico subito, io sono un brutto presentimento. con quella non c'è mai No, disdetta. dai, già ho sempre. Cin cin. Sì? A noi. A noi. Mobili d'antiquariato ed epoca, oggettistica vintage e modernariato. Se li stai cercando, la risposta è l'Emporio dell'Usato in via Provinciale Fogliense, Urbino, a Casilina di Auditore, vicino alla carrozzeria International di Truffa. Un vasto assortimento per qualità e velocità a prezzi piccoli piccoli. L'Emporio dell'Usato, chi cerca trova. Ti aspettiamo per informazioni al 339-591-1037. Tisana Reica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta brevettata Tisana Reica 2. I prodotti Tisana Reica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casilina di Auditore. Scegliete Tisana Reica 2, pratica ed efficace e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisana Reica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casilina di Auditore vicino Urbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Auditore.
In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e Preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Carla, qui dove stiamo andando? Ma non lo so, mi sembra un labirinto. Una cucina. Francesco. Cioè, ho paura perché quando vedo cucina, piatti, padelle, io... Sai che... Mi impressiono. Sì, è un caldo qui dentro. No, io mi ci diverto anche perché possiamo spastrocchiare bene. E poi, visto che abbiamo... Non sembriamo proprio no, adatti, cucina, direi di no. Sai, ultima puntata, vestitori, un po' più, più in ghingheri. Però siccome cara cara vieni qui, no? Devono mangiare loro, chi se ne frega. Qui non dobbiamo nemmeno pulire, io direi. Ah, usiamola okay, come ripicca. Ok. Sarà fatto. Sarà fatto. Prepariamoci, prepariamoci. Non rispondo di me. Nemmeno io. Abbiamo un coltello, Carla. Peggio per loro. Dove le mettiamo queste cose? Ma non saprei, perché magari rischiamo anche di rovesciare le padelle su. No, più che altro mai ci si ungono qui in una cucina, sai com'è. Dunque. Dunque, io direi. Io direi che qui si può fare, dai. Te dici? Qui, appoggia lì. Bene. Che va fatto andare anche con quella tovaglia. Bene, 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 bene. Allora. Lo metto perché ne va del ci mio. Vuole, Carla, allora. La nostra base lavoro teniamo qui, allora vediamo, tieni dura. Io quasi quasi lascio fare a te. A come? Cioè, ma scusa, che cosa vuoi fare? Io con le canne di solito da piccola ci giocavo, non lo so. Ma se te vedi... Fortuna, Epri, fortuna lei che passa sempre, il nostro, che arriva sempre in nostro soccorso. Ma si, io sono mancino, ma si usano queste qui per cucinare? Ma in effetti io non so che cosa stai facendo. Non so, io perché ho bisogno delle canne lì. Allora, cosa Epri, noi dobbiamo praticamente vendicarci con i nostri... Ah sì, può essere un'idea, gli facciamo questa cosa immangiabile. Brava, brava. No, non è mangiabile. Aprilia, non è immangiabile. La canna non è immangiabile, il germoglio della canna di bambù è buonissimo e fa anche molto bene alla salute. Scusami. Faccio un sughetto. Dai, e poi ci condisco o i ravioli o le tagliatelle. Io pensavo di fare loro un dispetto, invece no. No, è buonissimo, è commestibile. Ma guardate, se è un po' duretto. No, se fosse... Non mi vuoi avvelenare? No, è buono, fino. Ma è troppo duro, è troppo... Ecco, in effetti... Ci voleva la punta un po' più morbida, ecco. Ok. No, sì, allora, si cucina. Allora, Francesco, tu stai sbagliando, penso, vero? Sì, sì, certo, sì. Cioè, sta sbagliando per il tipo di canna, perché esatto. È un po' vecchia, è un po' dura. Ah, okay. Ci voleva solo la punta. Questi si possono mangiare? Questi si possono mangiare, sì. Ah, sì, 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 allora taglia con tutto questo ambarità, possiamo farci un sughetto per loro di là, April? Sì, lo facciamo, dai. Perfetto. Facciamo un sughettino. Adesso un goccio d'olio, un goccio... Cioè, procede come un sugo normale? Sì, un po' di cipolla dici. La scalogna che è più leggera. Leggera? Un goccio d'olio. Insomma, non c'era un po'. Va a finire che facciamo anche una cosa prelibata. È prelibata, scherzi? Vedi. Queste sono buone da voi. Allora io direi, dato che noi mettiamo su Epri, ci puoi fare un favore? Poi dopo, visto che c'è anche il topinambur, tagliamo anche un po' di quello magari. Sì, il topinambur. Intanto puoi andare di là, visto che noi stiamo lavorando. Devo andare via? Sì, se puoi dare un attimo da loro di là, dal tavolo, a dirgli che devono lanciare il premio Rotondi come servizio. Intanto noi compriamo questo sugo. Ecco, che faccia qualcosa che è bravo. Questo è il topinambur. Perfetto, allora intanto metto a bollire un po' di cipolla, olio. A bollire. A bollire. Ok. Che io. Cioè, comunque le padelle ci sono sempre ultimamente nel nostro destino. Mi sa. Vorrà dire qualcosa? Vorrà dire qualcosa? Mi sa anche a me. Oh signore. Cioè? Non lo so, quindi posso buttare giù. Adesso ti do un altro geccio, ma tu non fai niente. No, io ho il microfono. Reggo il microfono. Wow. No, vedi. Posso provare? L'April.
Che gusto. Attento le dita, taglia, perché di te non mi fido. No, ti taglia, ti taglia, ti taglia. Poi magari gli diamo anche il sughino con un mezzo dito tuo. Io non lo farei. Io direi che... Vado, o perlomeno quando non ci vede nessuno. Sì, sì, sì. Eh? Di loro di far qualcosa, eh. Bene. Ah, no, okay. L'olio, l'olio, dove sarà Carla? L'olio, l'olio. Cioè, io ci posso provare, ma... L'olio, l'olio. Ma intanto ci si addice molto col tuo completino, la tua maglietta, il tuo... Io il tuo... posso rinunciare a queste cose. Io mi sposto. Oddio. Aspetta. Se solo ci vedessero. Io no, posso va bene. Astenermi dal mangiare quello che cucini tu. Sì, mangio solo loro. Ah, sono... Sì, ma... I fornelli siano uccisi con l'acqua bollita, perché sennò i vuoi. Io non so veramente cosa succederà in questo. Dopo è notte, tardi, esatto. Io non è che voglio stare qui tutto oggi. Ah, c'è l'Apriglia. Buonasera, ragazzi. Ciao Apriglia, tutto bene? Bene, sì. Bene, brava. Toccherebbe lanciare il premio Rotondi. Ok, giusto, sì, mm? grazie che ce l'hai ricordato. È vero, perché abbiamo... veramente un servizio bellissimo con Fuchs, addirittura il grande architetto di fama mondiale, no? Che pensa, la prima opera che lui ha fatto nella sua carriera, che ha progettato, è il complesso Palestra Piscina di Sasso Corvaro. Nel 72, la prima opera che lui ha progettato appena laureato. E poi abbiamo tutti i premiati del premio Rotondi, è un servizio in esclusiva solo per noi, solo per entrambi i due, Sgarbi, che ha visitato, pensa a te, chi l'avrebbe mai detto, ha visitato Caprazzino e Piagnano ed è rimasto veramente entusiasta di questi due paesini. Vedrai. E allora guardiamocelo. Eh sì, non bisogna... si può perdere. Premio Rotondi ha festeggiato 20 anni dalla sua fondazione. Il riconoscimento che va ai salvatori dell'arte in memoria di Pasquale Rotondi, che durante la Seconda Guerra Mondiale, quando era sovrintendente ad Urbino, rifugiò nella Rocco Baldinesca di Sasso Corvaro oltre 7.000 opere. La festa dal nome Montefeltro Art Week, una settimana di grandi eventi, è tornato a Sasso Corvaro dopo il 1972 l'architetto Massimiliano Fuchs. Infatti l'ideatore della nuvola ha realizzato il suo primo progetto proprio a Sasso Corvaro. Che non vado mai a vedere quello che ho fatto prima, però credo che questa volta sarò costretto per un motivo ovvio, perché avete la possibilità di... dopo tanti anni di intervenire. Ecco, un'opera che da 45 anni ancora resiste, già è un miracolo in Italia, e resiste probabilmente perché la vedo usata. L'uso di un'opera le fa pure la longevità. Una serata ricca di emozioni, tanti ricordi, e appunto cosa ha provato a tornare qui nelle Marche, nel Montefeltro, a Sasso Corvaro? Cioè, ho cercato di ritrovare la mia gioventù, non l'ho ritrovata, ma ho trovato tanti nuovi amici e vecchi amici. Presente anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che dopo la cerimonia ha voluto visitare Caprazzino e Piagnano. Il premio è cresciuto. Devo dire che è stata una crescita, una lievitazione lenta. Però bisogna anche dire che quando i dolci lievitano bene lentamente, poi sono buoni. Adesso è un impegno per noi della giuria, ma soprattutto per l'amministrazione che ha la responsabilità amministrativa del premio, è un impegno non di facile soluzione, perché noi ci auguriamo, ma ormai il premio è più che maggiorenne, quindi speriamo che riesca anche a camminare un po' da solo. Importante promuovere la cultura, il territorio nel nome di Pasquale Rotondi. Tutte le iniziative che avevo immaginato oggi si sono realizzate e io sono veramente soddisfatto. Ero venuto già a Sasso Corvaro e mi pare che dall'ultima volta, ormai molti anni fa, il castello ha avuto un intervento di restauro esemplare, soprattutto per contenere un museo,
e le opere esposte, al di là della loro importanza assoluta, stanno in modo perfetto in questi spazi, che quindi annunciano possibili importanti mostre all'interno delle future iniziative che si potranno fare con Urbino e anche in generale con i luoghi d'Italia, così come dice bene la mostra dei prestiti belli della Pinacoteca di Urbino e di quella delle Gallerie dell'Accademia, con opere scelte bene che onorano Rotondi e sono opere che uno vede in questi spazi che sembrano disegnati per contenerle. Nella pittura di Signorelli nella Pentecoste c'è uno spazio che è molto simile a quello della stanza che lo contiene, quindi ho l'impressione è molto positiva, il premio è molto vitale, probabilmente è un po' pletorico, nel senso che premiando tante persone dura circa 3 ore e questo non porta noia ma porta un po' di dispersione, diciamo, della concentrazione, ma questo poi potranno farlo e confermarlo secondo questo modo, ma può essere comunque il punto di partenza dopo 20 anni per estendere la potenza del nome di Sasso Corvaro nell'epoca di Rotondi a qualcosa che ha a che fare con la salvezza dell'arte, quindi con un principio universale che riguarda il mondo intero. Dunque, si farà così, Francesco? No, nel senso solo che comunque tante critiche e vorrei dire che qui l'aspetto... L'aspetto buono, va a finire anche che mangiano bene, sta a vedere. Adesso io sto tentando... Il topinambo? Tagliare, affettare questo topinambo. Ma l'aprile dove sarà andata? No, veramente, anche perché secondo me finisco dopo domani, occhio alle dita. Senti che odore di selvatico. Non so se riusciamo a fare, mi dicono che lei mangia tutto. Lei mangia tutto. Una radice, Francesco. Mi sembra che sia una radice. Non lo so. Io in cucina non so se si fa esattamente così. Ma adesso cosa dobbiamo mettere? Se un'altra infatti, se la prima arrivasse anche lei ci inizia a far arrabbiare, cara. Si direbbe... potrà. Ma secondo me... siete ancora in difficoltà. Certo, Aprilia, te ci abbandoni così com'è, non lo so. Faccio bene qui a... Vieni, Aprilia, vieni. Cosa qui. Sì, vai bene, vai bene. Cosa serve? La pentola, la padella? Topinambur. Topinambur. Cosa si fa? Questa anche con questo? Va bene questa? Cioè si fa un sugo? Ah, ok. La pasta, si può fare questa? Il purè. Davvero? Sì, non guardavo sotto, non guardavo sotto, anche perché qui c'è i fornelli che sono grossi come un seno della carla. No, è perché l'avevo messo al contrario. Le padelle, quelle che si usano, sono scure. Devono essere nere. E questo va qui dentro? Va lì. Non l'ho mangiato, so cosa gli hanno a mangiare agli altri. Una dipendente così la vorresti te, Aprilia, qui in cucina, che te mangi... Ma subito imparo lei. Ma lei ti mangia tutto? No. Vedi? Ma si fa anche fritto? Mangia le verdure. Tanto chi lavora nelle cucine si sa che mangia qualcosina, quello che c'è. Anzi, i pesci più buoni sono sempre i suoi, ci mancherebbe. Ma tanto noi non guardiamo questa roba. Quando una donna in cucina lavora e brava, guarda, noi ce l'abbiamo, è stupenda, guarda. È stupenda, Carla. Sì, però si fa anche fritto. Quella che abbiamo sempre. Adesso? Si fa anche fritto. No, adesso tutte mangiare date a questo. Buttiamo qua, Carla. No. Io mi sembra già di aver fatto tanto. Mangia. Fra 5 minuti te la faccio fritto. Ostia, smetti. Oddio, Aprilia, ok, facci vedere di corsa perché dopo devi tornare di là. Perché devi dire a loro che devono mandare Fabio che ci racconta la storia dell'arte. No, Aprilia, vieni qui però, che qui siamo un po' ridotti oggi. Non c'è tanta gente con le telecamere. Però non taglia. Non taglia. Non posso tagliare un coso così piccolo là. No, dopo qui, facciamo. Là lo potevo fare, no? Facciamo. April, non farti male. No. Ok, voglio far fritto perché sono fuori di testa. Vai. Quindi qui alla vigna troviamo anche il sugo al bambù. Dammi un'altra patata. Molto originale. Il topinambur fritto che fa benissimo, insomma, interessante. La April c'ha la cucina. Oggi abbiamo... C'ha... È minacciosa? Aiuto. Un sacco di proprietà, davvero. Vedi? Francesco, potrebbe andare bene per la tua dieta. Con il cervello. Fosforo. Fosforo. È cosa che lui non ha. Due chili.
2 chili. Tu non ne hai. Comunque magari ti fa, magari ti fa recuperare la linea, perché se andiamo in vacanza io non mica ti ci voglio così un po' botolino. Ma io vado, ho già preso appuntamento dal tuo di chirurgo che mi fa una liposcultura. Ah, beh, allora hai fatto bene, sì, ti fa come me. Ti fa come me, certo. Okay. Allora, aprile, mentre qui noi ci pensiamo, tu metti nella friggitrice, poi dopo poi vai a dire loro, e quindi il sugo? Magari, magari vado io a dirgli. Vai, vuoi andare a dire te? Dai. Ma te, Carla, va là. C'è va Fabio, te. C'è Fabio! April, stai nel tuo regno, okay? Io penso che noi due facciamo danni. Mi sa, c'è Fabio, c'è Fabio! Sta qui, ah, interessante, comunque sì, il servizio. No, visto che oggi proprio ve la prendete comoda, no, dico, guardate io in cucina, guardate. Noi abbiamo anche fame un per po', me. Giusto. Comunque, ricordatevi che c'è da lanciare Fabio, ok? Ma perché non ci pensi te, Carlina, okay, che sei già qui, dai. Visto che sono qui, perché non è che potete prendere tutti gli spazi. A voi Fabio, ciao Fabio, ci rivediamo, ci mancherai, mi raccomando, baci. Ciao a tutti, beh, siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione di Entrambi Due. Io sono ancora, diciamo, lontano. Francesco mi ha fatto tornare giusto oggi dalla Siberia. No, sto scherzando, ovviamente. Io voglio tanto bene a Francesco, soprattutto a Carla. E a tutti coloro appunto che stanno intorno a questa grande iniziativa. Beh, vorrei salutarvi con un invito. Molti di voi sanno che il 20 di maggio si è tenuta a Sosso Corvaro il Premio Rotondi e Salvatori dell'Arte, quindi la 20ª edizione tra l'altro, e in occasione di questa 20ª edizione del premio abbiamo inaugurato sia ad Urbino che a Sosso Corvaro una mostra. Sono due sedi che si dividono questo importante evento, perché è un evento che ha riportato proprio in occasione del premio di quest'anno, del premio Rotondi di quest'anno, alcune opere salvate da Pasquale Rotondi. In breve, il 19 di maggio si è tenuta ad Urbino l'inaugurazione di questa piccola mostra, della sezione Urbinato ovviamente. Il 20 di maggio, in occasione del premio, quella Sosso Corvarese. La mostra si intitola Il Ritorno, capolavori da Venezia e Urbino a Sosso Corvaro in onore di Pasquale Rotondi e del Montefeltro. Beh, io vi invito a visitare ambedue le sedi museali, quindi il Palazzo Ducale di Urbino e il Museo della Rocco Baldinesca di Sosso Corvaro, perché troverete appunto alcune di quelle tele, di quei piccoli capolavori, piccoli grandi capolavori che Rotondi salvò durante la Seconda Guerra Mondiale. Voglio ricordare appunto che la mostra ha aperto il 20 di maggio a Sosso Corvaro e che avrà termine il 30 di agosto, quindi c'è tempo quest'estate, non aspettate l'ultimo minuto, mi raccomando, per visitarla. E pensate appunto, quando sarete all'interno delle stanze dove sono esposte queste opere, che quella è soltanto una minima parte di quel gran numero di opere d'arte, 6.509 per quanto riguarda Sosso Corvaro, diciamo appunto anche le cifre, che Rotondi salvò nel nostro bel Montefeltro marchigiano. Beh, io con questo vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima stagione di Entrambi Due. Grazie ancora a tutti, a presto. Spettacolo che ha fatto la briglia, però loro gli diciamo che l'abbiamo fatto noi. Beh, il sugo è il nostro, e questa è la tela che tenete, la questione della briglia, ma guarda quanto pinambo, ma la briglia! L'impiattamento l'ha fatto. Questo è quello fritto di prima? Sì, che spettacolo. Fritto buono con la ciabatta, dicono. No, diamo. Non glielo diamo, lo teniamo qua questo. Buono. Per ne... Dai, per con un po' di sale. Gliel'ho messo una molichina. No, lo vuole! Gliel'ho messo una molichina, ma sale, ma dopo viene tutto sale. Buono. No, va bene così. Va bene così? Perché ce ne due da assaggiare. Portiamo dalla padella per servire a loro così? No, quelle due. No, mettiamo, c'è un piatto qua. C'è un piatto qua? No. Mano? Aspetta, li monti insieme, caro. Si può andare a portarla, vero o no? Davvero. Prendi per una capace di piattare?
Sei certo. Capace? No, adesso voglio vedere. Allora, dove mi devo mettere io? Ho paura e mi sposto. Di là. Qui? Mi sposto. Questa cosa del topinambur mi piace assai. Qui. Tu non pesante. Guardate, signore, guardate. Buono. Sembri vero. Fai bene, perché sennò la prendi da un cicchettino. Pri, scusami tanto, mi sa che tu vuole forse un goccio d'olio per farle rinvivire? No. Cos'altro? No, guarda, te metto io qualcosa. Un po' di formaggio, no? Prezzemolo? È prezzemolo. Ora metto un po'. È un goccino perché... Ecco. Di acqua di cottura, perché se sta lì così si tira. Perfetto. E voilà, dai, vediamo un po' afrodisiaco con una mole di gesso. C'è una mano no. Cantonche, fa dai, bello. Smettila. Va bello, ecco. E via. Altro che Carlo Cracco. Cucina esotica. 600 euro mettiamo questo piatto. Sì. Quello ripieno 650 possiamo. Guarda che vai all'estero, mangi tanta roba. Dolce, strana così. Bene, allora andiamo. Sei bravissima. Andiamo di là a portargliela con le due sprovvedute. Diciamo si ricrederanno. Guarda, ma cosa, quando arriveranno? Che stanno tornando da bene. Sì, non so, ma che servizio, ma grazie per il servizio. Fritto. Grazie, ma che bello. Questo hai fatto te, Priglia, perché bravissima, io bravissima. L'ho messo giù. Chissà che ti portano a mangiare. No, allora, la Priglia ci ha dato i consigli, ma abbiamo cucinato noi. Non ci posso credere. Questo al bambù. Quello al topinambur. Con un tocco di gelso. Gelso? Scusate Francesco, cucina esotica, mette tutti insieme. Però dobbiamo servire? Vi fidate? Poco, sinceramente, però anch'io non mi fiderei. Ci fidiamo della supervisione della Priglia, sì, veramente. Ecco, e quindi penso che assaggerò. Però vi confesso assaggerò. Francesco, fai per bene. E te come stai facendo? Guarda. Io guarda. Mettine poco. Tre, si fa una cosina. Così, delicatamente. Se tu vedi sto facendo il nido. Il nido. Lui fa il nido. Sì, c'ho anche un po' di paura. Forza di guardare. Questo nido che mi arrivi addosso. Questo nido. Grazie, bravo. Ecco. Guardate che spettacolo. Che spettacolo. Altro che Carlo Cracco qui. Non si scherza. No, se ci vede ci denuncia. No, a me no. A me non credo. Wow. Passa la ragazza. Vedi? Che io adesso. Abbiamo verificato che possono pagare questi due per questo piatto e costa almeno 250 euro. Bis di primi. Vi è mai capitato? Primi. Assolutamente. Cioè, non so se mi spiego. Io tutto avrei pensato, ma oggi fuorché vestita così, cucinare dei piatti e servire. Guarda, e servire. Però guarda, stai benissimo, sei i colori si addicono. Ok, grazie, maestra. È tutto perfetto come sempre. Si potrà mangiare qualcosa anche lì. Ma non lo so, c'è quella lì qua. Adesso assaggiamo. Quella bionda lì che ci guarda male. Stiamo attenti. No, io ritorno in cucina. Aspetta che qui diamo il segno dopo il cafodesiaco. Io ho avuto. Così cara, noi tagliamo in cucina, vero? Diamo gli due patatine. Allora, con le mani. Sembra che tiri. E che servizio proprio... è? Sono sterili. Diciamo che... Basta così ragazzi, avete rotto. Posto. Andiamo. Via. Dai cara. Veramente. Buona cara. Servizio, vedi oggi. Priglia, noi andiamo in quel posto dove tu sai, ma tu vieni qui. Ricorda i nostri amici... che posso venire a trovare dove? In piscina? Qua non andiamo. Andiamo. Lancia tu un messaggio a April. Mettiti lì, se no non vieni ripresa. Girati verso, grazie. Qua. Vieni qua, Priglia, raccontaci un po' quando apre la piscina. Verso il 3 di giugno. Ok, perfetto, bellissimo. Brava Priglia, fortuna a te, se no loro zero. No, sono stati bravi, dai. Sara, adesso sentiamo, eh. Adesso sentiamo. Carla, noi l'ultimo giudizio. Buoni. Non credevo, no, guarda, che sarebbero stati così bravi. Veramente, mi stupisco. Veramente. Mi stupisco proprio. Bene.
colori adesso abbinati, no? Mobili d'antiquariato ed epoca, oggettistica vintage e modernariato. Se li stai cercando, la risposta è l'Emporio dell'Usato in via Provinciale Fogliense, Urbino, a Casilina di Auditore, vicino alla Carrozzeria International di Truffa. Un vasto assortimento per qualità e unicità a prezzi piccoli piccoli. L'Emporio dell'Usato, chi cerca trova. Ti aspettiamo per informazioni al 339-591-1037. Tisano Reica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisano Reica 2. I prodotti Tisano Reica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casilina di Auditore. Scegliete Tisano Reica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisano Reica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casilina di Auditore vicino ad Urbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casilina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. È finita. Io ho fatto una sudata. Cioè, ma anche cucinare, per fortuna la April, ma loro non lo sapranno mai. No, c'hai il cane. E poi comunque questo messo del nostro. Comunque qui è molto bello, perché se pensi adesso qui stanno lavorando per noi, per voi, perché tra poco è la piscina. E comunque aprirà. Per ora non c'è nessuno, possiamo stare. Benissimo, guarda, anche nulla. Adesso quando si spengono le telecamere. Appena si spengono. In libertà ci mettiamo. Ah, e poi qui, tra l'altro, dove Telegianna realizza il suo mix game. Intanto che ancora quelli lì a fare quella gara a fascetta non sono arrivati. Stiamoci noi. E buone vacanze, entrambi due, forse torna a ottobre. Ciao a tutti e buona estate! Vi vogliamo bene!